È appena finita la gara pazza di Sochi e il risultato è quello che di solito maturerebbe in condizioni più tradizionali e invece un po' la pioggia e un po' le strategie rovesciate hanno regalato la centesima vittoria della carriera a Lewis Hamilton che entra sempre di più nella leggenda, appunto arrivando alle tre cifre di questo importantissimo milestone. Una gara veramente folle che per la verità l'ha buttata molto via Lando Norris con un errore di cui parleremo dopo, ma è evidente che i numeri non mentono ed è evidente che dobbiamo celebrare il nuovo ritorno di Hamilton come leader del campionato e appunto questo milestone importante della centesima vittoria. Una vittoria però che di fatto è figlia di due fattori, non soltanto la pioggia che evidentemente ha inciso negli ultimi 6 giri, ma anche del passo che Hamilton ha dimostrato di avere con le gomme bianche, che effettivamente davano la sensazione di essere più superiori rispetto alla concorrenza che invece latitava. È stata una gara comunque che in condizioni normali, a mio modo di vedere, Hamilton non avrebbe vinto, l'avrebbe vinta un signore che veramente mi ha fatto appassionare, ma mi ha fatto anche urlare allo scandalo quando ha deciso di rimanere fuori con gomme da asciutto su pista che andava pian piano sempre peggiorando. E parliamo di Lando Norris, che avrebbe strameritato, aveva detto, la vittoria in questa gara dopo aver fatto una pole position straordinaria sul bagnato. Norris aveva già dimostrato comunque di avere un gran bel passo, ha dato veramente tanto distacco alla concorrenza e anche in condizioni d'asciutto, soprattutto con le gomme gialle, il pilota inglese della McLaren sembrava veramente fare un altro sport. I problemi si sono posti soltanto dal pit stop in avanti, quando sia Norris che Hamilton hanno di fatto messo gomme dure. Il problema per Norris si è posto che Hamilton storicamente con gomme dure è sempre uno dei piloti da battere e qui lo stava dimostrando. Hamilton stava rimontando per andare a prendere Norris a furia di giri veloci e poi si è plafonato al distacco di un secondo e quattro, un secondo e mezzo, e per questo motivo mi veniva in mente un po' la scena che ha vissuto lo stesso Hamilton a Monza con una Mercedes che evidentemente latitava e una McLaren Mercedes che invece soprattutto sui rettilinei lunghi di motore ne aveva molto di più di una Mercedes che in realtà ne ha combinate anche oggi un po' di tutti i colori. Fatto sta che un po' per l'errore di Norris del star fuori incondizionatamente a pochi giri dalla fine con le gomme da asciutto su pista bagnata e un po' grazie alla chiamata importantissima del muretto Mercedes che fa mettere a Hamilton le gomme intermedie al momento giusto, Hamilton ribalta la situazione e arriva in un modo incredibile e non del tutto meritato per quello che si è visto in pista, alla centesima vittoria, che comunque è da celebrare perché appunto 100 vittorie lo consacrano ancora di più come uno dei GOAT di questo sport. Ripeto, in condizioni normali, se ci fosse stata la pista asciutta continuamente dal primo al 53° giro, Hamilton non l'avrebbe vinta e io avrei rievocato di nuovo il trionfo dopo la doppietta McLaren a Monza. Fatto sta però che dobbiamo celebrare quello che è di fatto una leggenda di questo sport ed è Lewis Hamilton, appunto, alla centesima vittoria in una gara peraltro dove lui sembrava veramente a suo agio con le gomme dure, e storicamente è sempre stato così, ma in una gara, una prima metà di gara dove effettivamente sembrava essere in difficoltà, e questo poteva fare il gioco dell'altro contendere al titolo del mondo, ovvero Max Verstappen, che comunque fa secondo in un podio che vede anche protagonista la Ferrari, e dunque c'è gioia anche per i tifosi della rossa perché Carlos Sainz completa una gara straordinaria e finisce terzo. Con questa configurazione, con la vittoria di Hamilton e il secondo posto di Verstappen, che è un risultato, appunto, come detto, abbiamo visto tantissime volte in questa stagione, ma maturato in un modo pazzesco, soprattutto considerato che Hamilton aveva chance di finire davanti a Verstappen e tornare all'età del campionato, ma Verstappen partiva ultimo ed è arrivato secondo. Si rimane di fatto in quella situazione di totale, totale equilibrio che ci porteremo da qui fino al termine del campionato. Adesso Hamilton è in vantaggio, come vediamo dalla classifica, di due soli punti, 246,5 per l'inglese e 244 e mezzo per quello che è stato il pilota del giorno di Sky, ovvero Max Verstappen, che partiva ventesimo. Ricordiamo che il Gran Premio di Sochi è stato caratterizzato da una griglia di partenza rivoluzionata sul fondo della griglia, e Verstappen, appunto, partiva ventesimo per aver cambiato di fatto il motore. Da ventesimo arrivare secondo, certo, è un'impresa non da poco. Va detto che anche Verstappen, così come Hamilton, ha avuto una grossissima mano dalla pioggia che appunto ha imperato per gli ultimi 6 giri, perché in condizioni
condizioni normali Verstappen era a giocarsi dei punti, ma punti medi di classifica, e il distacco, se Hamilton avesse concretizzato il podio, sarebbe stato ancora più grande di quello che in realtà non è. Quindi di fatto Verstappen paradossalmente dal morale esce molto sollevato da questo round di Russia, Hamilton invece probabilmente sì, contentissimo per la 100ª vittoria, ma vedersi accanto Verstappen non deve essere stato proprio un viatico della Madonna. Chi invece ha fatto una gara straordinaria è la classe operaia che va in paradiso, ovvero Carlos Sainz, che si dimostra un pilota costante da qualche gara a questa parte e soprattutto capace di concretizzare le opportunità che gli si presentano, perché partiva secondo in qualificazione il pilota spagnolo ed è riuscito a difendere una straordinaria terza posizione con un handicap, tra l'altro, perché appunto ha cambiato le gomme molto prima rispetto agli altri. Sainz si è fermato al giro 15 rispetto agli altri concorrenti che gli sono fermati al giro 28, giro 30, ha dovuto anche lui rientrare ai box per le gomme intermedie e alla fine porta a casa un podio molto importante per il suo campionato, che lo issa definitivamente in sesta posizione a 112,5 punti. Per me, lo dico subito, Carlos Sainz Junior è il driver del giorno, senza se e senza ma. Appunto, Sky ha dato come premio Verstappen per la rimonta fatta. Va detto che con la Red Bull e con la pioggia, che comunque ha scambiato molto le carte in tavola, una rimonta appunto se la si poteva anche aspettare. Carlos Sainz invece ha fatto una gara di testa praticamente per 14 giri, è andato poi in testa Norris. Dopo il pit stop Carlos Sainz invece era sempre lì in zona e poteva effettivamente puntare al colpaccio in una giornata dove in condizioni normali Hamilton si era davanti, ma gli altri contender che di solito vanno a podio, vedi per esempio Bottas, vedi per esempio le McLaren, in questo caso quella di Ricciardo, o anche lo stesso Perez, erano comunque in lotta con la Ferrari in un gran premio che ha molto livellato i termini di prestazione delle vetture. Se ci avete fatto caso avete notato sicuramente che se c'erano due macchine che duellavano non c'erano problemi nell'effettuare la manovra di sorpasso, ma quando si creavano trinini di 2, 3, 4, 5 macchine addirittura, ed è capitato nei punti medi della classifica, effettivamente, considerato che avevano tutti il DRS del pilota davanti, tranne ovviamente quello che era in testa al treno, era molto difficile completare appunto il sorpasso per via delle molteplici scie che la pista effettivamente presentava. E dunque plauso a Carlos Sainz per il terzo podio della stagione contro uno del predestinato Charles Leclerc, peraltro scavalcato in classifica dopo questa gara. Oggi Leclerc non ha combinato una bella gara, va detto che comunque anche Leclerc partiva dietro, era anche lui in zona punti, poi così come Norris ha sbagliato a entrare di fatto nell'ultima fase a cambiare le gomme intermedie non stando in pista, girandosi più volte come ha fatto Norris, e alla fine Leclerc finisce after the music. Gli altri piazzamenti: abbiamo un quarto posto di Daniel Ricciardo, che comunque conferma il suo momento di forma dopo la vittoria di Monza della scorsa settimana, o meglio dello scorso Gran Premio. Quinto è Valtteri Bottas, che partiva after the music, anche lui penalizzato per aver cambiato il motore, partiva 17esimo. In realtà è stata una strategia di Mercedes per marcare Verstappen, strategia andata veramente a puttane nel primo stint di gara al settimo giro, perché Verstappen ha avuto facilmente la meglio di un Bottas che anche oggi, al di là del quinto posto, era risultato molto ma molto incolore. Uno straordinario Fernando Alonso conclude sesto, e a momenti anche Alonso era podio in quella lotta incredibile con Perez, Leclerc, lo stesso Alonso, che la regia non ci ha fatto vedere perché si preoccupavano di vedere cosa facevano Norris e Hamilton in testa alla competizione. Settima posizione per quel Lando Norris, che mi fa gridare alla gioia per 50 giri, e al 51esimo si gira rimanendo fuori in una pista che veramente era impossibile da percorrere con le gomme d'asciutto, e fa punti. Va detto che appunto qui in questo caso il povero Landone, povero mica tanto, l'ha buttata via e appunto di fatto regala la vittoria a Lewis Hamilton, e poteva essere la prima gioia per il giovanissimo britannico, che comunque ha dato spettacolo seppur soltanto per 50 giri. Ottava posizione per Kimi Raikkonen, che rientra dalla positività al Covid-19 e fa una gran bella gara nelle ultime gare della carriera, perché ricordiamo che Raikkonen dall'anno prossimo non correrà più in Formula 1 a causa ritiro. Nono Sergio Perez, che a momenti appunto anche lui andava a podio, poi con la pioggia è rimasto un po' intruppato nel gruppo e finisce nono. Decima posizione per George Russell, che aveva fatto una cosa straordinaria in qualificazione arrivando alla terza posizione e poi ha portato ancora una volta punti alla Williams per la seconda gara consecutiva, e ripeto, attenzione a Russell quando andrà in Mercedes il prossimo anno. Che dire, è stata una gara molto bella quella di Russia, una gara che si è svolta prima sul passo gara dei primi due. Dopo il pit stop era evidentemente un duello Norris-Hamilton, con appunto i due britannici che davano veramente
praticamente la paga a tutti in certi tratti della pista, davano addirittura 2 secondi al giro alla concorrenza, stavano facendo veramente una gara a parte. Appunto, in condizioni normali, ripeto, Hamilton per me non l'avrebbe vinta la gara. D'accordo che io sono di parte tifo McLaren, logicamente, però il problema si era posto, così come a Monza, una Mercedes che era in difficoltà in alcuni punti di motore avrebbe fatto fatica a superare una McLaren che soprattutto sui lunghi rettilinei ne aveva veramente di più rispetto alla Mercedes, e l'abbiamo visto anche nella prima parte di gara, dove appunto Hamilton era intruppato dietro a Ricciardo e non riusciva neanche a superarlo. L'Hamilton deve appunto ringraziare due fattori, di fatto Norris che la butta via, il passo con le gomme bianche che comunque era superiore, ma è un conto arrivare all'avversario e un conto è superare lo stesso diretto contender per la gara, e terzo fattore ovviamente la pioggia che ha condizionato tutto, e di fatto però relega tutto in parità, perché 2 punti quando mancano 6 gare alla fine, considerato che una deve essere ancora decisa, è un distacco veramente troppo, come dire, irrisorio per giudicare chi può ancora aggiudicarsi il titolo del mondo. Io vedo ancora favorito Verstappen, perché nonostante la vittoria di Hamilton arrivata in queste circostanze, l'olandese risponde e dispone della macchina migliore. Staremo a vedere cosa succederà già a partire dalla Turchia, che sarà tra 2 settimane, si correrà il 10 di ottobre. Ricordiamo che l'anno scorso in Turchia ci fu una gara folle sul bagnato, ancora più di questa di Russia, che comunque ha regalato tanto spettacolo per 1 ora e 40 minuti. Non ha corso soltanto la Formula 1 a Sochi in Russia, hanno corso anche le categorie propedeutiche, e c'è però da celebrare un altro evento che fa la storia, perché Dennis Hauger, il pilota norvegese del team Prema, è il nuovo campione del mondo della categoria Formula 3, titolo ultra meritato per il norvegese, che veramente ha dominato in lungo e in largo questa stagione, e di conseguenza l'anno prossimo salirà in Formula 2, e io mi auguro di vederlo ancora con il team Prema, team che da quando è entrato in Formula 3 ha sempre vinto i titoli della categoria, e quest'anno lo fa con un pilota che veramente si è dimostrato fortissimo già sul giro secco, si è dimostrato un animale da gara e di gestione soprattutto per questo format molto particolare della Formula 3 di quest'anno, e celebriamo il primo titolo norvegese in generale di tutte le categorie, perché a memoria nessun pilota scandinavo di questa nazione ha mai trionfato, che sia Formula 1 che siano categorie propedeutiche, e dunque la Norvegia mette la sua bandierina in una disciplina dove di fatto non abbiamo mai avuto esponenti di un certo livello. La Norvegia la troveremo molto molto forte a febbraio in queste Olimpiadi invernali che saranno a Pechino. Hauger vince con 205 punti di vantaggio su totali, con un vantaggio enorme su Jack Doohan, che era il contender più accreditato, anche se di fatto la prima gara la butta via e si porta a casa un titolo meritato della Formula 3. La gara, per quanto riguarda appunto la gara di Russia, è stata abbastanza interessante. Si è corsa una gara in meno, questo vale anche per la Formula 2, perché la pioggia di fatto ha annullato le gare del sabato e appunto è stata soltanto corsa la Formula 2. Peraltro si tornerà l'anno prossimo al format originario delle 2 competizioni per ogni categoria, e dunque speriamo di vedere più gare in programma sia per F2 sia per F3. La gara 1 la vince Logan Sargeant, che torna alla vittoria in Formula 3, 4ª vittoria in carriera per lo statunitense, per cui suona Star Spangled Banner. Secondo il campione del mondo di questa categoria, Dennis Hauger, che, ripeto, capitalizza quello che di buono ha creato in qualificazione. E terzo è Victor Martins, pilota francese molto promettente della MB Motorsport, che se rimanesse in questa categoria sicuramente potrà fare il gran salto di qualità. Il contender più vicino di Hauger vince comunque per consolarsi gara 2, e parliamo ovviamente di Jack Doohan, e per lui suona Advance Australia Fair. Seconda posizione per Frederick Vesti, lui è invece una mezza delusione del campionato, non solo perché corre sul Team Art, uno dei più importanti di questa categoria, ma corre di fatto nel Mercedes Junior Team. E terzo è Clément Novalak, francese del Team Trident, che fa vincere comunque la formazione di Maurizio Salvadori il titolo team della Formula 3 2021. C'è stato anche un po' di polemica tra i due piloti del Team Trident, Doohan e Novalak, perché Doohan ha difeso alla morte di fatto su Novalak, che in alcuni tratti ne aveva di più, per provare addirittura a vincere la prima gara della carriera. Il pilota francese, alla fine Doohan voleva vincere per tornaconto personale, lo ha anche dichiarato, e congedarsi di fatto da quest'anno con la Trident, con la vittoria di fatto giustificando comunque il fatto di essere il numero 2 dietro all'imprendibile Dennis Hauger. Se si è conclusa invece la Formula 3 a Sochi, non si è conclusa la Formula 2, che avrà altre 2 gare, ma ci sposteremo negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita a dicembre, anche qui una gara in meno, ed è ancora una volta la consacrazione di Oscar Piastri, che allunga su Guanyu Zhou. Peraltro il pilota cinese è in
motore di Formula 1 in Alfa Romeo per via dei grossi sponsor dalla Cina, ma è evidente come il cinese sia in fase discendente. Oscar Piastri vince la feature race che dà più punti e domina di fatto ancora una volta la concorrenza, e attenzione perché la candidatura di Piastri non è così scontata, diciamo, per il proseguo di Formula 1 di Guan Yu Zhou. Per Oscar Piastri è la terza vittoria in stagione e suona per lui Advance Australia Fair. Seconda posizione per Theo Pulcher, che sarà uno dei contender secondo me al titolo del mondo di Formula 2 dell'anno prossimo. E terzo è Ilhan Daruvala, Team Carlin. Anche il pilota indiano fa un'altra bella gara dopo aver vinto a Monza di fatto due settimane fa. La gara 1 invece vede la vittoria del burrascoso pilota Daniel Tictum, per cui suona God Save the Queen, così come per Lewis Hamilton. Seconda posizione per un altro membro del junior team della Red Bull, ovvero l'estone Yuri Vips, e terzo Robert Schwarzman, che pian piano sta rosicchiando punti a Guan Yu Zhou, e se imbroccasse ancora la strada della costanza nelle ultime due gare potrebbe assolutamente contendere anche lui il titolo del mondo. Una Formula 2 comunque molto equilibrata, che vede tanti piloti promettenti, di cui purtroppo non ci sono tanti posti in Formula 1, perché al momento l'unico posto libero è quello in Alfa Romeo al fianco di Bottas, ma è una leva tanto giovane che potrà dare veramente spettacolo qualora poi avvenga il ricambio generazionale. In ogni caso, con la Formula 2 ci ritroveremo in Arabia Saudita in dicembre, mentre per quanto riguarda la Formula 1 ci ritroveremo in Turchia al 10 di ottobre all'Istanbul Park, dove l'anno scorso appunto ci fu un'altra gara bagnata, una gara molto molto bella. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast lampo a caldo dopo la grande vittoria di Hamilton, fortunata, ma comunque ricordiamo che la fortuna aiuta chi ci prova. Sono 100 per il pilota inglese, per cui ha suonato ancora una volta God Save the Queen. Fatemi sapere cosa ne pensate. Il saluto da parte di Matthew Torgard. Ci vediamo martedì al massimo con il Superbike, che ha corso evidentemente a Barcellona. Arriverà il Racing Podcast per quanto riguarda soltanto le gare della domenica. E in ogni caso, godetevi questo Racing Podcast sulla Formula 1 e le 100ª vittoria di Hamilton.